Ok, abbiamo visto la volta scorsa le proprietà del parallelogramma. Il parallelogramma è un quadrilatero avente un centro di simmetria. Ok? Il centro di simmetria è dato dall'intersezione delle due diagonali. Quindi se eseguo la simmetria centrale rispetto a O in forza delle diagonali, allora il parallelogramma BCD viene trasformato in se stesso. Pur non essendo fatto di punti uniti, è comunque una figura unita. Ok? Questa è la definizione di parallelogramma, un quadrilatero avente un centro di simmetria, cioè è figura unito per simmetria centrale. In conseguenza a questo, applicando le proprietà della simmetria centrale, abbiamo visto che ha lati opposti paralleli, lati opposti congruenti, le diagonali si intersecano nel loro, di ciascuno delle due, punto medio. Okay. I lati, gli angoli adiacenti allo stesso lato, questo angolo e quest'angolo per esempio, sono supplementari, d'accordo? Angoli invece opposti, cioè non adiacenti allo stesso lato, sono congruenti, l'angolo in D è congruente all'angolo in B, l'angolo in A è congruente all'angolo in C e basta, mi pare che non ci siano altre proprietà. D'accordo? Parallelogramma. Esistono, è quello che vediamo oggi, parallelogrammi particolari che rispettano la definizione di parallelogramma, però hanno proprietà che il parallelogramma non ha, hanno proprietà in più. Rettangolo è definito nel seguente modo: è un quadrilatero con gli angoli interni congruenti. Tutti della stessa ampiezza. Quanto sarà questa ampiezza? Perché? Perché la somma degli angoli interni. Perché la somma degli angoli interni di un quadrilatero, o meglio di un poligono di n lati, è n-2 volte l'angolo spiatto, ok? Quindi 4 lati meno 2, 2 volte 180, 360 gradi, diviso 4, 90 gradi. Quindi il rettangolo è un quadrilatero con tutti gli angoli interni retti. A, B, C, D, quindi l'angolo in A è congruente all'angolo di D, così come l'angolo in C e l'angolo in D. Sono tutti 90 gradi. Perché questo quadrilatero è un parallelogramma? Perché posso dire che ha un centro? Dimostramelo. Perché? Quando coppie di lati paralleli. Certo, perché ha le proprietà del parallelogramma. Siccome gli angoli interni sono tutti della stessa ampiezza, ok? Prendi per esempio l'angolo in A e l'angolo in D. Ok? Questo è retto. Ma questi due angoli, rispetto alle rette passanti per BC e AB, sono angoli coniugati interni, che sono tra di loro, la loro somma, okay, è 180 gradi. Quando questo accade, le rette che formano questi due angoli sono parallele, criteri di parallelismo.
Lo stesso vale per gli angoli in D e in C, quindi siccome questi due sono retti e quindi la loro somma è 180, BC in parallelo ad AB, siccome anche l'angolo in D e in C hanno la stessa proprietà, anche il lato BA è parallelo al lato CB. Quindi questo quadrilatero è un parallelogramma perché ne ha le proprietà. Ok, quindi il rettangolo definito come quadrilatero con angoli interni tutti della stessa ampiezza è in realtà un particolare parallelogramma. D'accordo? Che ha in più la proprietà che non solo gli angoli adiacenti allo stesso lato sono supplementari, ma sono tutti della stessa ampiezza. Questa è una cosa che il parallelogramma non ha. L'altra proprietà che il parallelogramma non ha, che invece ha il rettangolo, è la seguente. Se considero le diagonali, quindi AC e BD, tra di loro questi segmenti come sono? Sono congruenti. Hanno la stessa lunghezza. Perché? Beh, prova a confrontare i triangoli ABC e ADB. ADB e ABC. I due triangoli hanno AB in comune, AD congruente a CB perché i lati opposti di un parallelogramma, gli angoli in A e in B sono retti, primo criterio di congruenza, i due triangoli sono congruenti. Quindi anche il terzo lato, AC e DB, sono congruenti. Quindi il rettangolo rispetto al parallelogramma ha anche le due diagonali della stessa ampiezza, cosa che il parallelogramma invece non ha. Nel parallelogramma le due diagonali in generale hanno lunghezze diverse. Si tagliano sempre del punto medio, ma in più hanno tutte e due la stessa lunghezza. Ok? Tutto chiaro? Altro parallelogramma particolare, il secondo, che vediamo oggi. Okay. Rombo. Che è un quadrilatero. Avente i lati congruenti. Ripeto, se un quadrilatero ha gli angoli tutti congruenti, è un rettangolo di ogni angolo è 90 gradi. Se un quadrilatero ha tutti i lati, tutti e quattro i lati congruenti, è un rombo. A, B, C, D. Quindi AB per definizione è congruente a BC, che è congruente a CD, che è congruente ad AB. Tutti e quattro i lati hanno la stessa lunghezza. Perché posso dire che è un particolare parallelogramma? Qual è una delle proprietà che caratterizzano i parallelogrammi? È avere lati a due congruenti. Il parallelogramma ha coppie di lati opposti congruenti. Il rombo lo è perché ha entrambe, siccome tutti e quattro sono congruenti, a maggior ragione ne sono le coppie di lati opposti. Quindi è un parallelogramma. Un quadrilatero. Certo, è più che sufficiente. Qualunque quadrilatero che abbia due coppie di lati opposti tra di loro congruenti è un parallelogramma. Questo le ha tutte e quattro, tutti e quattro gli lati, a maggior ragione, ha le due coppie di lati opposti della stessa lunghezza, ergo è un parallelogramma. Ok? Qui gli angoli interni non sono della stessa ampiezza, però hanno le proprietà del parallelogramma, cioè
lati o angoli opposti hanno la stessa ampiezza e angoli adiacenti allo stesso lato sono supplementari. Che cos'ha il rombo che il parallelogramma invece non ha? E anche qui la proprietà è relativa alle diagonali. Tracciamo le due diagonali, ok? Se, fatemi fare una figura un pochettino più grande. A, B, C, D. Allora, per ipotesi, AB è lungo come BC, è lungo come CD, che è lungo come AB. Ok? D'accordo? Traccio le diagonali. Teorema, cioè proprietà. Le due diagonali AC e DB sono perpendicolari l'una all'altra, cosa che nel parallelogramma non era vera, cosa che nel rettangolo non è vera. Anche nel rettangolo le diagonali non sono perpendicolari. Nel rombo sì. Perché? Allora, focalizzate un istante sul triangolo DBC. Lo vedi? È un triangolo isoscele, perché questo è lungo come questo. Ok? Se è un triangolo isoscele, allora gli angoli alla base sono congruenti, e essendo, ripeto, è comunque un parallelogramma, ed essendo le due diagonali che si intescano nel loro punto medio, il punto, chiamiamolo O, dove CA interseca DB, è il punto medio di DB, giusto? Quindi il punto in cui la diagonale AC interseca la diagonale DB è il segmento che identifica il segmento CO nel triangolo isoscele. Che cos'è quello che divide la base in due parti congruenti? È altezza e anche mediana e anche bisettrice. Siccome il triangolo isoscele, ripeto, e ho il punto medio, allora questi angoli necessariamente sono retti, cioè le due diagonali sono perpendicolari. Proprietà A, proprietà B, non solo le diagonali sono perpendicolari, ma sono anche bisettrici degli angoli interni, in quanto altezze di triangoli isoscele. Cosa che, ripeto, nel parallelogramma qualsiasi, per esempio, questo è falso. Le diagonali sono bisettrici solo nel rombo. Neanche nel rettangolo sono bisettrici. Ok? Quindi la particolarità del rombo è avere diagonali perpendicolari e bisettrici degli angoli interni. D'accordo? Ultimo quadrilatero particolare. Quale sarà l'ultimo? Quello che ha tutte e due le proprietà. Il quadrilatero avente gli angoli interni della stessa ampiezza e i lati della stessa ampiezza. Si chiama quadrato. È un quadrilatero avente i lati congruenti e gli angoli congruenti. Tutti gli angoli interni della stessa ampiezza, 90 gradi ciascuno, tutti i lati della stessa lunghezza, quella che sia. Quindi questo è un parallelogramma
ma è anche un rettangolo, ma è anche un rombo, perché ha le proprietà di tutti e tre. Quindi ha gli angoli interni tutti retti, ha le diagonali che si tagliano nel loro punto medio, le diagonali della stessa lunghezza, sono bisettrici degli angoli ai vertici, e che cos'altro? Basta. E i lati opposti sono congruenti e paralleli. Chiaro? Due parole su un'altra figura geometrica che avete sicuramente già visto, che ha meno proprietà del parallelogramma, che è il trapezio. Cosa si intende per trapezio? Il trapezio è un quadrilatero avente due lati paralleli, solo quei due. Okay. Di solito, quindi, i lati paralleli non hanno la stessa lunghezza. A, B, C e D. A, B è parallelo a D. Un quadrilatero avendo una coppia di lati opposti paralleli si chiama trapezio. Gli altri due lati non sono né paralleli né congruenti. Possono essere qualsiasi cosa. Quali sono le proprietà del trapezio per il fatto di avere due lati paralleli? Non sono molte, eh? Dove li vedi gli angoli retti? Ad esempio D. Gli A non sono gli angoli adiacenti ai lati obliqui, sono supplementari. Per il fatto che queste due basi sono parallele, l'angolo in A più l'angolo in B fanno 180 gradi, in quanto coniugati interni di due paralleli quadrilaterali. Idem l'angolo in C e l'angolo in B. Anche l'angolo in C e l'angolo in B tra di loro sono supplementari perché coniugati interni. Ok? Tutto chiaro? Qualche proprietà in più ce l'ha il trapezio rettangolo, proprio un trapezio particolare. Trapezio rettangolo, se uno dei due lati non paralleli è perpendicolare alle basi. In quel caso, per esempio, l'angolo in A e in B sono retti, ma è un trapezio speciale, non è un trapezio generico. In quel caso si chiama trapezio rettangolo. Oppure il trapezio isoscele, se i due lati obliqui sono della stessa lunghezza. Però quello è un trapezio particolare. Ok? Se il trapezio isoscele, ripeto, i due lati obliqui della stessa lunghezza, allora anche gli angoli a base in A e in B hanno la stessa ampiezza, perché è parte di un triangolo isoscele. Basta tagliare un triangolo isoscele, prendi la metà inferiore e hai il tuo trapezio isoscele. D'accordo? Altri sono sempre
sui nostri e vediamo dopo tutto il resto. Quanto tempo ci rimane? 20 minuti. Allora ce la facciamo. Ripeto, trapezio generico è un quadrilatero che ha due lati paralleli, che di solito si chiamano base maggiore e base minore. D'accordo? Gli altri due lati si chiamano lati obliqui. Qualunque, un trapezio generico ha gli angoli adiacenti ai lati obliqui supplementari. Se il trapezio ha uno dei due lati obliqui perpendicolare alle due basi, si chiama trapezio rettangolo, okay? E ha i due angoli retti, gli angoli interni retti. Se i due lati obliqui sono della stessa lunghezza, si chiama trapezio isoscele, e allora anche gli angoli alla base lo sono. D'accordo? Adesso però vorrei saltare a quello che mi premeva di più fare oggi. Questo lo rivedremo sicuramente più avanti. Attenzione a questo punto perché è un po' delicato, non è difficile, ma dovete fare un po' di attenzione. Ok? Immaginate di prendere un insieme di rette parallele. A, B, C, D, con A parallelo a B parallelo a C parallelo a D. Quante ne volete? Si chiama, questo insieme si chiama anche fasce di rette parallele. E di prendere due altre rette trasversali a queste, cioè che le intersecano. Prendiamo la T e T primo. Le due rette T e T primo sono secanti, sono trasversali. Dall'intersezione di ciascuna trasversale con il fascio di parallele vengono individuati altrettanti punti. L'intersezione tra la retta A piccolo e la trasversale T produce il punto A. L'intersezione tra B e T, B maiuscolo, C maiuscolo e D maiuscolo. Ok? Idem sul lato trasversale, solo che quei punti li chiamerò A primo, B primo, C primo e D primo. Ok? Il fatto di appartenere alla stessa retta parallela ma alle due trasversali diverse fissa un legame, una corrispondenza tra i punti, cioè il punto A corrisponde al punto A' perché entrambi i punti appartengono alla stessa retta tra le diverse parallele ma a due trasversali diverse. Ok? Il legame sta nel fatto di appartenere alla stessa retta tra quelle parallele e di essere prodotti uno da una trasversale e uno dall'altra. Questo legame, questa relazione tra i punti su T e i punti su T' prende il nome di corrispondenza non perché si scrivono delle lettere, ma perché sono in relazione di talette. I punti A e A' sono punti corrispondenti. Il segmento AB e A'B' sono segmenti corrispondenti perché si trovano su trasversali diverse ma sono formati dalle stesse parallele. Ok? Ripeto, che significa dire che due punti diversi sono corrispondenti secondo talento? Significa dire che preso il fascio di rette parallele A piccolo, B piccolo, C piccolo e D piccolo e le due trasversali T e T primo, i punti si chiamano corrispondenti se sono appartenenti a trasversali diverse ma sulla stessa retta tra quelle parallele.
Quindi A è corrispondente ad A', B corrisponde a B', C a C' e D a D'. Ok? È tutto chiaro? Attenzione, posto che è chiaro che significa corrispondenti per talette, vale seguendo il teorema. Quello che ho disegnato è l'ipotesi, cioè prese un insieme di rette parallele, costruiti i punti su una trasversale e sull'altra semplicemente intersecando T e le parallele e T' e le parallele e posti i punti in corrispondenza, okay. Allora se ho segmenti corrispondenti su una trasversale, cioè se AB fosse congruente a BC, cioè se ho questo segmento congruente a questo, quindi se i segmenti sulla stessa trasversale sono congruenti, lo sono BC, anche i loro corrispondenti. A' B' è congruente a B' C'. Ripeto, se su una trasversale si formano segmenti congruenti, se le ipotesi sono congruenti, allora necessariamente sono congruenti anche i loro corrispondenti sull'altra trasversale. Ok? È chiaro cosa significa questo accenno. C'è una versione più generica di questo teorema, che è quella che in realtà ci interesserà di più, però per adesso limitiamoci a questo. Più generica, non nel senso più vago, ma più generale, più ampia. Perché vale questa proprietà? Per ipotesi, ripeto, abbiamo A' parallelo a B' che è parallelo a C' che è parallelo a D'. Se D' per adesso non ci interessa, limitiamoci a questi due segmenti. Ipotesi, ok? A, B e C sono tutte parallele, quindi lo sono anche i segmenti A', B', e C'. Ok? Inoltre per ipotesi, fatemela scrivere in un'altra pagina, A parallela B parallela C, oppure se volete A' parallelo a B, B' parallelo a C, C'. Inoltre AB è congruente a BC. La tesi è A' B' congruente a B' C', per vedere la figura. Questo segmento è parallelo a questo, che è parallelo a questo. Se questo è lungo come questo, allora anche questo è lungo come questo. Ok? Dimostrazione. Costruiamo su questa figura dei parallelogrammi che hanno proprietà che ci saranno utili. Prendiamo per A la retta parallela a T'. Chiamiamola S. La disegno in giallo così forse riuscite a vederla meglio. S è parallela a T'. E per B, okay, un'altra retta R, anch'essa parallela a T'. Sia R che S sono entrambe parallele a T' per costruzione. Posso sempre farlo. Quinto postulato di Euclide. Un punto fuori dalla retta esiste un'unica parallela che passa per quel punto. Questi, le due rette S ed R intersecano B piccolo in, chiamiamolo questo punto B secondo e questo punto C secondo. È chiaro? Quindi
il segmento AB secondo è parallelo da primo B primo per costruzione, per come l'ho ottenuto, voglio dire. B C secondo è parallelo a B primo C primo per la stessa ragione, ok? Quindi il lato AB secondo è lungo come a primo B primo, perché sono lati opposti di un parallelogramma, perché il quadrilatero A, B secondo, B primo, A primo è un parallelogramma, ha lati opposti paralleli. Lo stesso vale per B, C secondo, C primo, B primo, lati opposti paralleli e quindi anche congruenti. Quindi questo segmento è lungo come questo. Ok? A B secondo è lungo come B C secondo. Adesso confrontate i triangoli A B B secondo e C B C secondo. Questi hanno questo segmento lungo come questo perché l'ho dimostrato, questo segmento lungo come questo per ipotesi, inoltre l'angolo in A e in B sono congruenti perché sono angoli corrispondenti di due parallele con la trasversale T. Per il primo criterio sono congruenti, ma se questo segmento è congruente a questo e questo segmento è congruente a questo, siccome i loro lati opposti sono congruenti rispettivamente a BC secondo e ad AC primo, se questi due sono congruenti tra di loro, lo sono anche questi due, in quanto lati opposti di parallelogramma. Di conseguenza il fatto che AB è lungo come BC implica che A'B' sia lungo come B'C'. Quindi segmenti corrispondenti di segmenti congruenti sono congruenti essi stessi. La rifaremo in un altro lugar. Ma intanto cominciate a pensarci. Certo. Una proprietà cruciale in ciò che faremo l'anno prossimo, la geometria analitica, è basata su questo. Io non ho scritto niente, ma ho detto. La prossima volta ripeterò. Ok? Sta per suonare, ci fermiamo qua.